dove fra meno di un'ora inizierà l'ultimo concerto del festival organistico del Salento. Sono in compagnia del maestro Francesco Scarcella, che sarà il protagonista del concerto di stasera, nonché il direttore artistico del festival. Maestro, stasera si chiude la rassegna. Questo di stasera appunto è il 20° concerto. Quali sono le sue impressioni? Ma veramente entusiastiche, perché abbiamo avuto tantissime adesioni sia da parte dei parroci della Curia e da parte del pubblico, che ci ha seguito tantissimo. Non pensavamo, anzi siamo stati veramente contenti e soddisfatti, perché come prima esperienza già 20 concerti spalmati su 2 mesi, penso che sia veramente una bellissima esperienza e un bel traguardo. Poi abbiamo avuto anche il piacere di coinvolgere gran parte degli organisti salentini che si sono succeduti nelle varie organi, sui vari organi storici, e coadiuvati anche da grandi organisti di fama internazionale, quali il maestro Tammi e il maestro Di Derio, per cui siamo veramente soddisfatti. Il coinvolgere quasi tutti gli organisti salentini vuole essere un movimento nascente organistico? Non tanto nascente, ma proprio continuante, consentitemi, il fatto che, perché c'è in realtà, dare un'ulteriore occasione per farci conoscere e per far conoscere soprattutto al grande pubblico questo immenso patrimonio organario che abbiamo in terra di Puglia, nella fattispecie nel Salento, non soltanto come patrimonio organario, quindi grandi organi storici, ma anche musica nostra, e valorizzare anche i musicisti locali, sia organisti che anche musicisti, anche violinisti per esempio. Questa sera abbiamo il piacere di avere due promettenti violiniste, e abbiamo avuto anche cantanti, per cui dare un'ulteriore occasione ai giovani di esprimersi e confrontarsi con il concertismo intanto pugliese, poi speriamo anche internazionale. Progetti per il futuro ce ne sono? Senz'altro abbiamo già delle nuove adesioni per il prossimo anno, quindi abbiamo già alcune idee, oltre ai concerti sul territorio abbiamo anche altre idee di allargare il repertorio, non soltanto per esempio, ovviamente trattandosi di organi storici essenzialmente si parla sugli organi storici, quindi musica comunque barocca e rinascimentale e classica, ma possiamo anche azzardare, infatti pensiamo di azzardare anche a invitare giovani compositori a scrivere per questo strumento. Infatti senz'altro per il prossimo anno, tra le varie novità, sarà un concerto dedicato alla musica contemporanea scritta ad hoc per il Festival Organistico del Salento. Cosa farete sentire al pubblico di Ugento stasera? Abbiamo il piacere di far sentire al pubblico dei brani di Vivaldi e di Mozart. In particolar modo di Vivaldi eseguiremo il concerto doppio in La minore, nell'arrangiamento per organo, e invece eseguiremo poi 3 sonate da chiesa di Mozart. È la vostra prima esperienza con un organo antico? Come vi siete trovate? È particolare, è bello, perché comunque si riscoprono diciamo un po' delle sonorità mai sentite prima. All'inizio è stato difficile, perché comunque un'esperienza nuova, delle sonorità sì, differenti a quelle a cui siamo abituati. Ma poi alla fine è uscito una cosa carina. Sicuramente un'esperienza positiva. Sì. Voi siete studentesse di violino? Sì. Dove? Entrambe al Conservatorio di Lecce. I vostri nomi sono? Miriam Baffi. Noemi Puricella. Maestro, l'organo col quale lei suonerà stasera è un organo?
Carlo Sanarica, 1700 circa, è uno dei tanti capolavori del grande organaro di Grottaglie, recentemente restaurato da Nicola Puccini, e ha una sonorità bellissima, uno dei tanti capolavori appunto del patrimonio organario salentino. Va bene, è tutto, io vi auguro un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie.